che poi la gente lo fa apposta, ti vuole buttare giù. Ti vuole buttare giù, ma più che altro non vuole vederti andare su. Soprattutto non vuole vederti andare su. Non vogliono buttarti giù, tu non devi andare su. E poi quando arrivi su cercano di buttarti giù, ma poi quando tu arrivi su dicono: ah, io c'ero quando tu eri. Ah, certo, sicuro. Purtroppo così va il mondo, ma noi ce lo prendiamo e ce lo sbraniamo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi vi porto un format nuovo, si chiamerà Chiacchiere tra barbieri. Ho portato qui con me a fare una chiacchierata, siamo nella mia barberia. Ho portato Gala, ragazzi, per chi non lo conoscesse, Gala è un influencer, diciamo content creator per quanto riguarda il mondo della barberia e anche il mondo dello stylist. Perciò ragazzi, se non lo conoscete, andate a seguirlo sulla sua pagina. Tra l'altro abbiamo fatto pure un bel video prima insieme, una chicca, perciò se siete curiosi andate a vederlo. Gala, come stai? Tutto bene? Tutto bene, sono felice di essere qui con te e devo farti i complimenti per il negozio perché è bellissimo. Grazie Gala, grazie infinite. Io e Gala, ragazzi, avevamo fatto un video insieme un annetto fa circa. Due bei video sono andati veramente bene, uno sul suo canale per quanto riguarda i reach e l'altro sul mio canale, che avevamo fatto un taglio in combinata razor fading combo, wow, tipo. Che bomba, bellissimo, ci siamo divertiti un sacco, ci siamo per divertiti un sacco. Comunque sia, oggi siamo qua per parlare di barbieri, ragazzi. Oggi vogliamo parlare di barbieri, parleremo di quanto riguarda il mondo dei social con i barbieri. E chi poteva farlo meglio se non Gala, ragazzi? Sono caldo nero su questo argomento. Ottimo. Comunque, presentati un po' per chi non ti conosce, così. Ciao a tutti ragazzi, sono Gala, questo è solitamente anche la mia intro. Niente, faccio il barbiere da ormai quasi 10 anni. E negli ultimi 3 anni mi sono focalizzato, mi sono concentrato sui social, quindi ho un canale YouTube, TikTok, lavoro anche su Instagram. Mi ci impegno, un po' come fai anche tu. Allora Gala, partiamo subito con le domande e risposte. No, dai, cerchiamo di fare una cosa un po' più simpatica perché ho tante curiosità e tanti mi chiedono tante curiosità. Perciò cerchiamo di fare una cosa bella, tranquilla. Comunque, per quanto riguarda il mondo dei barbieri e dei social, ma posso sapere tu come sei partito? Ok, io ricordo che ho iniziato forse come ho iniziato buon parte dei content creator negli ultimi anni, ovvero per la pandemia. Okay. Rinchiuso in casa, non sapevo cosa fare, volevo inventarmi qualcosa di nuovo. E da lì ho detto, ma perché non creare qualche video e pubblicarlo su qualche piattaforma in particolare, ovvero YouTube. YouTube è stata una delle prime piattaforme a cui ho puntato, un po' prima Instagram, ma non avevo numeri chissà che cosa, nemmeno adesso però. No, vabbè. Normale. Sono i tuoi numeri e sono sostanziosi, non ti preoccupare. Anche sono bombe, vai tranquillo. E mi ricordo che ai tempi, quando facevo i capelli ai miei clienti, cose varie, mi dicevano, come hai fatto a farmi questa pettinatura e cose varie. Da lì è nata la roba che, pur di non parlargliene troppo, quindi dirlo sempre a loro ogni volta, devi fare così, così e così, semplicemente ho fatto un video così che i miei clienti potessero effettivamente guardare come farli. Darlo da YouTube, ok. E poi da lì è successo tutto il casino che è successo. Bellissimo. Tu anche, se non mi sbaglio, siamo partiti insieme. Sì, è vero, perché io sono partito anche io. Allora, diciamo la verità, io avevo già fatto dei video, ma che non avevo mai pubblicato. Okay. Non avevo mai pubblicato, c'avevo un bel po' di video fatti magari un anno prima, tipo i primi video che vedete li ho pubblicati in quel periodo, ma li avevo fatti un anno prima. Ok. Però non ero mai partito. E durante la quarantena, dopo un mese che non sapevo cosa fare, ho detto, vabbè, tutto quello che avevo fatto l'avevo fatto. E ho detto, vabbè, è arrivato un momento, ho guardato quel video, ho fatto 2-3 tagli, ho fatto un voice over sopra, l'ho pubblicato. E ho iniziato a girare. Ho detto, bello. E ho cominciato a farne piano piano, ho cominciato a farne altri poi. Tu sei partito, se non mi sbaglio, come me, un video a settimana e cose così. Sì. Beh, io sono rimasto ancora lì. Anzi, per adesso, ultimamente non sto più pubblicando tanto, ma rimarrei ancora su un video a settimana. Ma ho visto che adesso tu stai salendo un po' di numeri, stai facendo un bel po' di video. Sto provando a farne 2 a settimana, ma devo ammettere che... un bel lavoro. Lo sai bene anche tu. È un bel lavoro. Però allo stesso tempo ci divertiamo. Cioè, il bello di queste cose qua è che quando parti lo fai per piacere. E quindi...
alla fine ci divertiamo, l'importante è quello. Alla grande. Ah, comunque, visto che sei partito durante la quarantena, ma c'è stato prima un input o c'è stato un input che ti ha detto, boh, ma adesso parto a fare i video, oppure l'hai fatto solo per far vedere ai tuoi clienti? Allora, io mi ricordo che i primi contenuti che ho fatto sono stati su Instagram. Okay. Su Instagram ho creato dei piccoli video, adesso non c'erano i Reels di oggi. Okay. E mi ricordo che li facevo apposta per migliorarmi. Okay. Infatti, ragazzi, se volete un consiglio, fate i video per vedere effettivamente gli errori che fate e poi da lì vedrete che pian piano migliorerete. Vero. E devo ammettere che con me ha funzionato. Alla grande. E questi primi contenuti ovviamente non erano chissà che cosa, erano video tipo musicali dove appunto facevo i tagli e cose varie, e però poi da lì cosa prende cosa, ho iniziato a fare i vlog, ho iniziato a fare collaborazioni con altri youtuber, altri artisti. Tu sei stato il primo addirittura, quindi rimarrai nella storia per sempre. E, ma visto che hai fatto tipo, hai anche avuto altri contenuti con altri barbieri, ma c'è stata anche qualche collaborazione con qualche brand importante? Allora, io mi ricordo che ai tempi quando avevo iniziato il mio desiderio era quello di fare un po' come gli influencer d'oggi, nel senso, okay, avevano tutti questi vantaggi, avevano macchinette gratis, avevano queste, io lo volevo anch'io, volevo essere anch'io come loro. Okay. E quindi sono partito un po' con questa cosa di avere le macchinette. Semplicemente, okay, è stata la tua partenza. Sì, ho una passione poi delle macchinette ancora di più, quindi figurati. E la mia più grande collaborazione è stata con Wall, che infatti fortunatamente ancora adesso non ci credo, ma sono contentissimo. È un grande risultato che sono riuscito a raggiungere. Tanta roba fare una bella collaborazione con Wall e tanta roba. Quando mi hanno contattato non ci credevo. Ho visto le mail e ho detto, ma... Per chi non lo sapesse, ragazzi, Wall è una dei brand più importanti nel mondo della barberia, esiste dal 1919 se non sbaglio. Sì, che c'era la cent'anni che diceva... Il centenario è stato nel 2019, perciò cent'anni. Sono tanti. Tu anche se non mi sbaglio, collaborazioni, io ti conosco quindi ne abbiamo già parlato, mi hai detto che appunto ne hai rifiutati tanti e cose varie. Cosa dovrebbe avere un brand secondo te per poter collaborare con te? Un brand per collaborare. Bella sta domanda. Te la faccio anch'io perché sono curioso. Cioè... Ok, voglio sapere. Cosa dovrebbe avere un brand per collaborare con me? Mi hai colto impreparato. Non è facile. Allora, un brand per collaborare con me dovrebbe essere, secondo me, perché, da come hai detto, io ho rifiutato tante collaborazioni perché, naturalmente, nel mio canale io voglio parlare liberamente. In maniera sincera facendo le recensioni di tutte le macchinette che prendo, vorrei parlare liberamente, diciamo. E se sei in collaborazione con un brand, naturalmente questa cosa non puoi farla, okay, perché naturalmente sei pagata da loro. Certo. E li ho rifiutate tante perché volevo essere trasparente, chiaro, volevo fare quello. Però un brand cosa dovrebbe avere? Non so, Wall sarebbe un brand con cui fare veramente una bella collaborazione. Perché hanno buoni prodotti, diciamo una certezza. Diciamo buoni, sono eccellenti i prodotti, esatto. È una certezza, è un marchio affermato che si conosce da tanti anni. Esatto. Vabbè, non ho risposto, ma ho risposto. Dai, abbiamo capito. Ok. Comunque, ritorniamo alla questione dei video e barbieri, ma... Curiosità mia, perché io qualche difficoltà l'ho incontrata, ma hai avuto delle difficoltà all'inizio quando sei partito con i video, ma diciamo anche come haters, sai, tutte queste cose, oppure anche solo materiale, per fare i video hai avuto qualche difficoltà? Allora, la prima difficoltà che penso abbiamo riscontrato un po' tutti, forse è il tempo. Ok. Facendo il barbiere lavori già 10 ore, torni a casa, non è che c'hai tutta sta voglia di andare a editare magari un video di 20 minuti che devi ancora iniziare a fare, quindi... il tempo, punto primo. Gli hater, fortunatamente, allora, non sono mai stato uno tanto iterato, no? Poi okay, ci sono sempre quelli che ti dicono muori, che è una classica roba. Poi ti ci abitui pian piano, va bene così. Assolutamente. Una cosa che magari un po' ho patito all'inizio, che forse è una mia pecca, proprio un mio difetto, ascolto tanto il giudizio degli altri. Okay. Quindi se arrivava, che ne so, un barbiere che mi diceva guarda Gala, questa cosa è sbagliata, perché magari avevo proprio questa paura che qualcuno potesse correggermi, che magari sbagliavo e cose varie. Poi da lì mi sono un po' ripreso, ho detto
La mia arte è la mia arte, la tua arte è la tua arte, ognuno lavora un po' come vuole. E ho detto, ma perché mi devo nascondere? Faccio vedere quello che so fare, mi diverto, giusto, e come esce. Giusto, perché poi nei video tanto tu mostri, non è che vuoi insegnare nei video, bravo, i tuoi video, tu non è che vuoi insegnare, tu fai vedere ciò che fai. Esatto. Questo è un punto fondamentale, secondo me. Poi per fare numeri, diciamo, anche per attrarre gente che viene a vedere i tuoi video. Certo. Tu vuoi far vedere quello che fai. Poi che piaccia a uno, che non piaccia a un altro, quello secondo me diventa il loro problema, perché tu fai vedere quello che fai. Se non ti piace non guardarmi, cioè. Assolutamente, è un video, puoi mettere skip. Skip, c'è quello dopo a fianco. No. Tu invece, scusami, questo fattore degli haters cosa ne pensi? Allora, io di haters, diciamo, di haters ne ho avuti tanti, ma neanche tantissimi. All'inizio ce ne avevo tanti che all'inizio neanche partiva il video, vedevo che l'avevano già visto, avevano già messo dislike. Subito a prescindere. 30 secondi, subito a prescindere. Avevano già commentato, perché poi avevo eliminato i loro commenti perché era diventato poi una discussione nel mio canale, perché non era più una discussione per quanto riguarda il mio modo di lavorare o la mia bravura, venivano a distinguere il mio colore della pelle. Anche su quello facevano? Assolutamente sì, e perciò veniva poi una discussione, oh ma vergognati, tutto nei commenti, non era quello che io voglio fare, non è quello che io voglio fare, se non ti piace, come abbiamo appena detto. Ma guarda qualcun altro, infatti. Schippa. Qualcuno che dice, ma dai, da quando è che voi fate i capelli, certo, e tutte queste cose? La gente adesso, è ignorante, ma perché... Mi ricollego un po' a questo discorso qua, che adesso mi hai aperto una bella roba, che secondo me nel 2022 non se ne dovrebbe nemmeno parlare, però vabbè. Secondo te influenza, che io sto facendo una domanda che vabbè, la risposta la so già, perché direi assolutamente no. Il colore della pelle influenza effettivamente una persona che può fare il barbiere, l'influencer, effettivamente, cioè, ha veramente senso fare questo discorso secondo te? No, non ha per niente senso, ti spiego anche, perché boh, all'inizio quando sono partito, ci sono stati dei complessi, no? Uno che mi facevo io e due che si facevano la gente intorno a me, no? Sai che dici, boh, voglio partire a fare il barbiere, ma farlo come lavoro, perché ci sono stati anni che lo facevo appassionatamente a casa mia, un garage, più un garage, figura. Ma non è neanche garage, nel bagno di casa, magari ci avessi avuto un garage da fare. Comunque, e lì dici, boh, voglio partire, e poi, sai, la gente comincia a farsi domande che tu non ti fai. Sì. Come funziona il mondo? Ma poi sono ragazzini la maggior parte. Ma come funziona il mondo? Quando tu vuoi partire a fare una cosa, subito gli altri cercano di trovarti i problemi che non ti sei fatto neanche tu. È vero. Capito? La paura degli altri deve essere la tua stessa paura. E secondo me non è una cosa portata, perché mi dicevano, no, ma tu sei nero, taglierai i capelli ai neri. E quanto devi prendere per tagliare un capello a nero? Perché noi, c'è sta mentalità che i neri pagano poco per farsi tagliare i capelli. E io, no, tu sei nero, tagli i capelli ai neri, perciò non potrai mai guadagnare a fare questo lavoro. E no, invece ragazzi... Ignoranza pura. Quando credi, non è neanche ignoranza, che non lo so, non so neanche definirla, è che boh, uno non vuole vederti neanche partire, devi sempre rimanere a quel livello. Io questa cosa qua l'ho notata anch'io un po' nella mia parte, nel senso, mi ricordo i miei amici, soprattutto i più stretti, o anche i familiari, non so se ti è successo. A me sono arrivati, mi hanno detto, ma che cacchio fai? Non dico parolacce, anche se l'avrei detta volentieri, anzi la dico, ma che cazzo fai? Sei un coglione, scusate, sei un coglione, ma cosa fai? Ma riprenditi. Io effettivamente stavo facendo semplicemente la cosa che mi piaceva, ovvero tagliare i capelli, fare i video, vedi così. Ti diverti, poi... La gente lo fa apposta, ti vuole buttare giù, ma più che altro non vuole vederti andare su. Soprattutto non vuole vederti andare su. Non vogliono buttarti giù, tu non devi andare su. E poi quando arrivi su cercano di buttarti giù, ma poi quando tu arrivi su, dicono, ah, io c'ero quando tu eri giù. Ah, certo, sicuro. Purtroppo così va il mondo, ma noi ce lo prendiamo. E ce lo sbraniamo. Ma tornando sempre a parlare di queste cose qua, che possiamo anche unirlo a questo discorso, un barbiere può definirsi un influencer? Allora, magari proprio influencer, ma in realtà sì e no.
Forse è meglio dividere sempre le due parti, perché sono due lavori ben, distaccati. Il barbiere è una roba, l'influencer è un'altra. Si può collegare la roba tipo barbiere che crea contenuti, allora sì. E magari ci guadagna anche sopra, si fa conoscere, cose varie. Però analizziamo anche la figura dell'influencer. L'influencer è quella persona che collabora con le aziende, che punta solo su quello, fa le storie, punta solo sui social. Noi effettivamente tagliamo i capelli. Cioè la nostra passione, la nostra professione è tagliare i capelli, fare le barbe, cavolo. Quindi si possono collegare le cose, sì. Però secondo me bisogna sempre tenerle staccate, perché sono due cose differenti. Tu cosa ne pensi? Io ti dirò allora, perché influencer va bene, magari parlando prima, facciamo un discorso prima, ti avevo detto boh, perché non può influenzare. Però invece, pensandoci bene adesso, ci penso, perché ho avuto tanta gente che nel mio canale mi ha scritto Billy, grazie a te adesso faccio il barbiere. Anche a me è successo. Bellissimo. Adesso faccio il barbiere. E da 2 anni che sono partito, faccio il barbiere, lavoro in una barberia. Oppure che... Perciò... Sì, dai. Alla fine siamo influencer, perché... ho influenzato una persona che magari non sapeva neanche niente di questo mondo. Non... A incuriosirsi. Non che grazie a me. Lui magari mi dice grazie a me, magari sbagliando anche il modo in cui dirlo, perché... potrebbe essere stata una partenza guardare il mio video o il tuo video, dire wow, ma mi piace questo mondo, quasi quasi lo faccio anch'io, quasi quasi lo faccio anch'io. Beh, perciò ci può stare influencer, content creator, facciamo il nostro lavoro, facciamo siamo barbieri, cerchiamo di divertirci, cerchiamo di intrattenere le persone che guardano i nostri video, giusto? Assolutamente sì. Bene. Va bene, va. Allora, questa è una cosa che vogliono far credere tutti quanti, te lo dico a bassa voce così magari non ci sente nessuno. Okay. C'è un ritorno economico che lo vogliono sapere tutti. C'è un ritorno economico nel fare video su YouTube, avere... C'è dei video che hanno fatto milioni. C'è un ritorno economico, dimmi un po'. Allora, il ritorno economico c'è se lo si vede nel lungo periodo. Sicuramente è una cosa che più si va avanti, più si guadagna. Però di certo, come lo sai bene anche tu, non si può campare di YouTube o social vari. Continuo a dire che secondo me è importante saper convertire quella nicchia di pubblico che hai. Ad esempio, 30.000 persone possono essere effettivamente poche, però se tu a queste 30.000 gli vendi un prodotto da 1 euro al mese, hai già capito che sono 30.000 al mese. Ok. Allora, non converte la piattaforma. YouTube non ti paga un cazzo, scusate il termine, ma io continuerò sempre a dire parolacce. TikTok ancora meno. L'altro giorno stavo guardando un'analisi, un milione di visualizzazioni sono 15 euro. Dove? Su TikTok? Sì, su TikTok, ma chi te lo fa fare? Cioè, nel senso, ti guardano un milione di persone, pagami, non lo so. Comunque, vabbè, a prescindere da questo... penso che sia il tuo lato imprenditoriale che sia un po' dentro, a farti guadagnare, ecco. Okay, questo. Okay. Se tu sei bravo a convertire quel piccolo pubblico che hai, allora lì effettivamente un ritorno ce l'hai. Non so, tu cosa pensi? Cioè, i social ti hanno mai dato quella somma di denaro? No, e dici, ah. No. Io ci sono volte che magari sto fino alle 4 di mattina per editare un video, per montarlo, per fare tutto quanto, e se dovesse darmi i soldi per... Quanto tempo io ci sto dietro a un video? Eri già milionario. Ah no, in questo momento di sicuro, c'avevo i soldi pieni. Però non è così. Francamente non mi interessa se mi danno. Cioè, tutte le persone che ci sono dietro, che sono felici di vedere, quello è il mio ritorno economico, secondo me. E penso che è la stessa cosa anche per te, Vale. Perché vedo la gente che ti vuole veramente... a cuore, che guarda i tuoi video, che ti prende proprio a cuore. Quella è la cosa più bella. E quella è la cosa più bella, assolutamente. Il divertirsi. Bravo. E poi vedi, ti fa fare anche delle esperienze nuove. Ad esempio, io e te, se non avessimo mai iniziato sui social, non saremmo qua. Non ci saremmo mai conosciuti. Mai quindi conosciuti, è vero. Ringraziamo i social che esistono. Ciao social, grazie. Ho conosciuto una persona fantastica. Anche assolutamente. Io ho conosciuto una persona fantastica, assolutamente. Per concludere, ti chiedo una cosa. Secondo te, lo consiglieresti a... qualsiasi barbiere, qualsiasi ragazzo che inizia anche il mondo della barberia, ti consiglieresti di fare i video sui determinati social? Allora, ti dico, per me assolutamente sì, ma proprio per due motivi importantissimi. Uno,
sono il farsi conoscere e aumentare appunto la notorietà del tuo brand, della tua persona. Okay. E punto secondo, per migliorarti. Ragazzi, fidatevi, se voi fate i video per riguardare anche come lavorate, come vi muovete, in realtà vi fa crescere in maniera allucinante, anche perché a me, non so, è successo un bordello di volte, guardi il taglio e dici, che sfumatura incredibile, poi guardi il video e dici, ma quel puntino nero, ma quel pezzo a forbice. A te è successo anche a te? Sempre, sempre succede, perché naturalmente quando guardi un taglio, lo guardi per tanto tempo, stai effettuando il taglio, lo guardi per tanto tempo e poi lo guardi allo specchio, perché il tuo occhio naturalmente si stanca, guarda, certo, sempre fisso su un punto. Poi lo riguardi da un video che dici, tu pensavi di aver fatto il taglio più bello del mondo, lo riguardi dal video e dici, mannaggia, guarda lì quel punto, cavolo, non l'avevo visto. Perciò sì, è anche un punto per migliorare, infatti lo consiglio sempre a tanti ragazzi, se volete migliorare fatevi video mentre state facendo il taglio, fatevi un bel video e lo riguardate, vedrete che poi quei punti che non capivate, magari se non capivi un punto, riuscirete a migliorarvi guardando solo il video, dite ok, lì dove è il punto che sbagliavo, adesso ho capito come devo farlo, devo alzare il polso perché vedi come lo lavoravo in giù, oppure devo farlo più alto, devo farlo più basso. È fondamentale farsi video, poi non è che dovete pubblicarli per forza, sarebbe buono anche pubblicare i video perché, come hai detto tu, ti conosce la gente, ti fa conoscere. Tu su quale piattaforma inizieresti ora? Tu immagina che non hai fatto niente finora, su quale piattaforma inizieresti? TikTok tutta la vita, ragazzi, ho visto prima un video che hai fatto tu che è arrivato a 20 milioni, beh, Parliamo di numeri incredibili. Non c'è nessun'altra piattaforma che ti può fare arrivare a quei numeri se non TikTok in questo momento, adesso. Così facilmente, soprattutto. Così facilmente. Tu pubblichi un video, cosa dura? 7 secondi quel video che hai fatto? Il video che ho fatto io, 9 secondi e 20 milioni e mezzo di visualizzazioni. 9 secondi, 20 milioni e mezzo, ma di che cosa stiamo parlando? Poi anche la cosa, tu lo sai bene, su YouTube c'è scrittura del video, registrazione, editing, sono in totale almeno 10 ore, non lo so, esagero magari. Sì, 10 ore. TikTok 15 secondi. Cioè, è impressionante. L'altra volta mi è successo che ne stavo parlando con mio padre, gli faccio, pa, questo video, guarda quante visualizzazioni ha fatto. Fa 20.000. Cioè, pa, 20 milioni. 20 milioni che hanno visto sta faccia da culo così. Quindi, a volte ci rimane anche male, dici, ma è assurdo. Si è preso poi solo pubblico italiano. Io ho visto che poi ha preso tanto anche all'estero. Sì, ho visto Germania. Non è parlato. E poi l'ha scritto e l'ho messo in inglese. Ma il tu sei furbo. Vedi? Ma però ci sono un po' di queste piccolezze, trick che bisogna anche sapere. Perché non è semplice entrare nel mondo del social e dire, boh, faccio questo video, devo spaccare. No, non è così. Bisogna studiare. Sapere, bisogna studiare. Lo studio è fondamentale se vuoi fare queste cose qua. Certo. Giusto? Perché hai studiato tu anche qualcosina per devi per studiare certi numeri. Devi studiare tante cose, sia come comunicare, come esporti poi sui social, poi il montaggio, le copertine, scrittura dei video. In realtà c'è un lavorone incredibile e tu appunto lo sai bene. E se si può partire da zero, sì, con TikTok forse è ancora più facile, noi che siamo partiti con YouTube effettivamente siamo partiti con la cosa più difficile. Più difficile, però più gratificante. Diciamo. Però più gratificante, anche perché, il pubblico che abbiamo è più legato a noi. Assolutamente, TikTok è un po' più volatile, il pubblico, ma 20 milioni sono 20 milioni. Però 20 milioni sono 20 milioni. Ma dimmi un po', ma c'è qualche barbiere, influencer che ti ispiri o che ti piace seguire, dimmi un po'. Allora, io penso una cosa, ho sempre paura, guardando gli altri, di sporcare la mia creatività, che forse è una frase un po' egoista, forse un po' arrogante, in realtà no, è semplicemente per non fare le cose uguali agli altri. Ok. E una persona che mi piace tanto come barbiere, quindi non come influencer, è Western Barber, che penso lo conosci. Alla grande. Lavorativamente parlando è un animale, è fortissimo. forte. I tagli puliti. Tagli pazzeschi. Però ricordati che loro per fare questi tagli, lì parliamo, siamo sulla Melrose Street. Sono $150 forse a... Minimo 150, stiamo parlando di questo, secondo me arriva a $250 per un taglio. Robe pazze. $250 e più o meno fai 2 ore e mezza di taglio. Madonna.
però per avere, come disse una volta Taylor Kurtz, lui, perché io sono appassionatissimo, mi piace un casino. Tu segui lui tanto? Sì, guardo le sue interviste, perché per me lui non è più che altro un influencer, ma più un motivatore come band. Okay. Poi poche volte fa queste cose qua, soprattutto in quarantena l'ha fatto, di intervistare, anche lui intervistava un po' altri barbieri, ma quando lo fa è una cosa motivante. Ok, bello. E diceva, ci sono tanti barbieri che vorrebbero arrivare al mio livello. Bello. Cercano di emulare un mio taglio che ho fatto, che sono 20 anni di esperienza che ho io in mano, dice lui. Cercano di emulare un mio taglio che io ci ho messo 3 ore a farlo e loro cercano di emularlo in 20 minuti. È impossibile. È impossibile questa cosa. Perciò, poi lui dice, va bene, sul fatto dei prezzi, di queste cose qua, ci sarebbe un mondo da parlare dietro. Ci sarebbe forse un mondo sì, da parlare dietro, perché in America sono delle macchine alla guerra e secondo me potremmo anche ad arrivare in Italia a questi livelli, ma ci vuole tanto. Ci vuole tempo. Perché la cosa della barberia, come brand personale, dopo ti faccio anche questa domanda perché è una cosa curiosa da sapere, perché ogni volta si sente parlare il mio brand, Galar Stylist è un brand. Comunque la barberia come brand personale è nata lì, è lì, certo, sono cosa. Tantissimo. Dimmi un po'. Ok, troppe cose insieme. Perché ci piacciono questi argomenti. Facciamo una cosa. Non smettiamo mai. Sono curioso. Vai. Quando tu intendi brand, Gala, perché Gala Stylist è un brand. È un brand, assolutamente. È un brand. Cosa intendi? Perché ci sono tanti che non riescono a capire questa cosa qua. Cosa intendi come brand? Allora, brand non significa per forza, lo dico ai nostri telespettatori da casa, brand non vuol dire per forza avere un marchio di prodotti e venderli. In realtà il personal brand è appunto come le persone ascoltano il tuo nome, a quale figura ti associano. E, io ho sempre lavorato su una cosa. Io non volevo essere il barbiere che faceva i capelli a... Okay. Io volevo essere gallery stylist che taglia i capelli. Bah, cioè, bah. Mi piace tanto questa cosa qua, che la gente si affezioni più a me che come taglio i capelli. Infatti sul mio canale si nota tantissimo questa cosa. Non sono quella persona che punta a dire ah, fai il taglio di capelli così, deve essere fatto così. No, divertiamoci, eh. Che in realtà è un messaggio che dai anche tu. Infatti è per quello che siamo in realtà qua. Penso che siamo molto simili su questa cosa. Sì, anche io non... Poi c'è stata una cosa che mi sono fissato all'inizio della mia... Non volevo essere il barbiere che taglia i capelli A, oppure il barbiere D. Bravo. Perché poi è facile finire in queste cose, perché naturalmente c'hai un nome e vengono date a tagliare quelli che sono... Fan dell'altro. Più, no, un po' più importanti. Ah, tu dici, ok. Hai capito il mio discorso? Sì, 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 sì. Un VIP, ma già magari un sì, calciatore o chi per sia. Ed è facile scivolare in quella cosa e diventare, ah no, lui è il barbiere di... A me se mi dicono così impazzisco. Io questa cosa non l'ho mai voluta. Perciò ho sempre fatto sì, che mi dicevano, ah, perché non... Ok, ho avuto tanti clienti calciatori. Mi dicono, ma perché non metti tutte le maglie dei tuoi clienti? Perché questo non è il negozio del barbiere di... Bravo. Questo è il negozio del barbiere. Giustissimo. Infatti penso che tu abbia creato un personal brand molto forte, soprattutto sulla tua immagine. I ragazzi che stanno guardando questo video lo sanno bene. E è bella questa cosa che non debbano per forza associare la tua immagine a qualcun altro, ma che loro pensano Billy. E infatti è quello che ho provato a fare anch'io. Gala è Gala. E ragazzi, per chiudere il video vi dico che è stata una bella, bella, bella conversazione per me con Gala, perché ragazzi, voi non lo conoscete, magari lo vedete da dietro le camere, ma il ragazzo è uno intelligente, due affamato, che quello ci vuole sempre, e tre è un ragazzo splendido. Grazie. E se siete curiosi andate pure a vedere il suo canale, che lo vedrete subito. È un po' pettino, un po' più pazzo di me, io sono un po' più tenuto, lui è un pazzo. Io sono un po' più schizzato, ragazzi. Però è divertente guardare i suoi video, veramente. Io ti seguo, sono uno dei tuoi fan. Io il primo tuo. Bella, grazie. Alla grande. Comunque, fai un saluto ai ragazzi. Digli un po' dove venire a trovarti anche, io non l'abbiamo detto. Io dico solo una cosa. A me non venite a trovarmi, ma venite in corso Dante 59. Ah, quello è il mio corso. A trovare Billy, a fare i capelli da Billy. Perché ragazzi,
fidatevi, la location è bellissima. Grazie, vi tratterà da re e non ve ne pentirete. Grazie fratello, sei il numero uno. Comunque sia, Gala è stylist ovunque. Gala è stylist su YouTube, Gala è stylist su TikTok e Gala è stylist su Instagram. Yes. Ok? È stato veramente un piacere. Per me. Grazie mille. Un bacio. Ciao ragazzi. Bene ragazzi, allora questa era la prima puntata di Chiacchiere tra barbieri. Spero che vi siate divertiti e sarà un bel format che voglio portare un po' più spesso. Perciò seguite il canale, iscrivetevi, mettete un bel like e mi raccomando consigliatelo a qualche vostro amico che potrebbe interessargli questo tipo di format o questo tipo di argomento che faccio. Serve una cosa bella perché interessa anche il canale a crescere, perciò ci vediamo al prossimo video. È stato veramente un piacere. Peace, da vostro video.